Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Io mi chiamo Alice Trevisan, sono un'insegnante di scuola secondaria e lavoro in progetti di formazione contro le discriminazioni dal 2007, tra l'altro iniziando proprio dalla città di Arezzo, e proseguendo poi a Firenze e Prato. Prima notizia, nelle scuole italiane si parla tantissimo di omosessualità, perché se girate nei corridoi durante la ricreazione, se siete sull'autobus quando gli studenti vanno a scuola o tornano, dire buco, gay, croscio è un continuo. Quindi si parla tantissimo. Ovviamente se ne parla come offesa, e non come offesa alle persone, verso le persone omosessuali, ma come offesa generica. Qualsiasi cosa, addirittura ho sentito dire oh, questo cellulare è gay, non funzionava. Ok, quindi già l'associazione gay uguale qualcosa che non funziona, qualcosa di cattivo, di brutto, di negativo, ma soprattutto che non funziona. E secondariamente è un'offesa specifica rivolta alle persone che trasgrediscono le norme di genere, soprattutto verso i ragazzi maschi. Quindi il ragazzo che è un po' più timido, che esprime qualche perplessità, qualche paura a fare delle azioni, allora è gay, per non dire termini peggiori. Solitamente non viene usata, almeno per la mia esperienza, ma sicuramente ci sono delle occasioni, verso i ragazzi che sono davvero gay, dichiaratamente gay. Perché quei ragazzi spesso, con loro coming out, con loro affermarsi pubblicamente, in modo, diciamo, rivendicando la propria identità, invece vengono protetti dal contesto. Ovviamente saranno innumerevoli le occasioni che non sono così, ma nella mia esperienza, prevalentemente, il coming out di ragazzi, soprattutto nelle scuole secondarie, di secondo grado, quindi quelle di primo grado già diverse, ma quelle secondarie di secondo grado di solito c'è abbastanza un'accoglienza da parte dei compagni. Il problema è che pochissimi ragazzi fanno coming out, perché ascoltando i compagni che usano i termini relativi all'omosessualità come offesa, hanno paura delle loro reazioni, spesso sbagliando, ma comprensibilmente hanno paura. Seconda cosa, hanno paura della notizia dei genitori, perché lì sì, nelle famiglie sì, che davvero i ragazzi, la maggior parte dei ragazzi, non trovano la minima comprensione e accoglienza, almeno per i primi tempi. Poi le famiglie fanno un percorso e alla fine si mettono in pace e riescono comunque sia ad accettare l'omosessualità del figlio e della figlia. Ma spesso il primo impatto è sicuramente negativo. È negativo dovuto all'impreparazione, quindi non è la colpa del singolo genitore, ma è la società e il contesto culturale che non prepara i genitori alla possibilità di avere un figlio o una figlia gay, lesbica, trans, intersex o quant'altro, bisessuale. Quindi c'è un'impreparazione dalla base, no? Andrebbe detto nei corsi preparto che il figlio che stanno per partorire, la figlia che stanno per partorire, potrebbe tanto non essere un maschio, una femmina, potrebbe essere intersex. Secondariamente potrebbe sviluppare un'identità di genere che non è quella coerente col sesso biologico. Terzo, potrebbero manifestare un orientamento sessuale che non è quello eterosessuale. Gli va detto ai genitori. E gli va detto, almeno insomma, se non li faccio preparato a un certo punto. E per fare questo ci vogliono dei corsi di formazione e di educazione a libera frequenza nelle scuole, ad esempio. E ovviamente gli insegnanti devono essere preparati e, come già si diceva, gli insegnanti non sono preparati. Cosa c'è invece di positivo? Cosa sta succedendo negli ultimi anni di positivo per quanto riguarda sempre studentesse e studenti? La televisione. La televisione, l'internet, che magari abbiamo tanto criminalizzato, ma sta facendo qualcosa di buono, ovvero serie televisive, programmi di approfondimento, documentari che parlano di altre identità che non siano quelle cisgender, eterosessuali. Quindi se ne parla. E quindi ragazzi qualche parola orecchiano, quando io faccio interventi nelle scuole spesso mi dicono già dei termini, no? Che sono magari transgender, no? È un termine che lo stesso movimento italiano usa da pochissimo, ecco ragazzi la sanno benissimo, è già intersex, me l'hanno detta, asessuale, me l'hanno detta. Quindi sono parole che loro conoscono perché guardano la televisione o perché navigano su internet. Ma sono parole che loro pensano di poter utilizzare, diciamo, pensano di non poter utilizzare, ecco, di non poter utilizzare in famiglia, perché non c'è un'accoglienza culturale, pensano di non poter utilizzare a scuola con gli insegnanti, perché gli insegnanti non sono preparati, non è da loro che arrivano queste informazioni, no? Derivano dalla televisione. Quindi ne parlano a volte tra coetanei. E quindi
talvolta per questo c'è un lavoro positivo di accoglienza di identità diverse da quella totalmente attesa, perché comunque sia un po' di formazione c'è, ma non è la scuola che invece dovrebbe essere il luogo, uno dei luoghi più importanti di formazione, non è la scuola a parlare. E quindi, per fortuna, ci sono molte persone che lavorano nella scuola, prima di tutto insegnanti, dirigenti scolastici, che richiedono corsi di formazione su queste tematiche. Io ogni anno incontro una quindicina di scuole, quindi comunque sia la richiesta c'è. Forse, ora quando sono stata un po' per i miei, sono stata un pochino più assente su questo ambito, quindi può essere che effettivamente quello che ci stava dicendo sulla diminuzione di richieste in quest'ultimo anno, sì, è probabile, perché effettivamente uno degli ultimi progetti che ho seguito effettivamente e che ho dichiarato pubblicamente di star facendo è stato ostacolato, vi spiego meglio. Solitamente le scuole richiedono interventi e questi interventi vengono fatti ovviamente con la consapevolezza del consiglio di istituto, del collegio docenti, dei consigli di classe, ma non ci sono articoli sui giornali, né pubblicità su internet. Qui invece un corso che ho organizzato per il personale insegnante, ho pensato di divulgarlo su internet per permettere a insegnanti anche di altre scuole di partecipare all'evento formativo. Era un corso appunto rivolto agli insegnanti, gratuito, a libera frequenza, finanziato dal progetto della Regione Toscana contro le discriminazioni. Cos'è successo? Che pubblicizzandolo su internet è andato nelle mani di uno di questi gruppi, nello specifico caso Magis Cultus, uno di questi gruppi che contestano qualsiasi informazione sulle tematiche di genere. Ovviamente siamo in Italia. Esattamente. Allora, che cosa è successo? Che questa associazione è, senza contattare la scuola, senza contattare l'assessorato che aveva promosso il progetto, senza contattare l'associazione che stava svolgendo il progetto, è uscita con comunità a carta e stampa sui giornali. Quindi c'è una contestazione che non è stata reale a chi stava promuovendo, pagando, eseguendo il progetto, ma una contestazione semplicemente di pubblicità, diciamo, sui giornali, con, per loro certamente, con titoli sui giornali giù le mani dall'identità sessuale dei nostri figli. Ora, il progetto era di educazione per gli insegnanti, quindi i figli nello specifico non venivano nemmeno, non ci si interagiva neanche. E inoltre con richiesta di pubblicazione dei nomi dei docenti che partecipavano al corso, che è richiesta ovviamente che nessuno ha obbedito, no? Ma è surreale anche che venga fatta una richiesta di questo tipo, quindi lista di sottoscrizione. Ci mancava la macchia sui vestiti, quello di e no, ciao chiaramente. Ben arrivato. Allora, la notizia, l'informazione a questa associazione l'aveva data una docente di questo istituto, che quindi aveva, diciamo, divulgato, aveva segnalato a questa associazione questo intervento. Questa insegnante è venuta al primo incontro di questo corso, ha ascoltato e ha dovuto ammettere che non c'era niente di scandaloso in quello che stavamo dicendo. Quindi, diciamo, anche tutto questo polverone che è stato sollevato, no? Per poi... Quindi, niente, non mi faccio... Ok. Allora, detto questo, quindi in questo caso è una richiesta dei docenti che volevano essere informati. In altre situazioni le richieste provengono dagli studenti, cioè gli studenti vogliono sapere perché di questi temi... Mi sentono lecchiano e vogliono avere dei dati concreti, vogliono sapere, vogliono conoscere anche delle esperienze concrete. I ragazzi vogliono conoscere dei ragazzi e delle ragazze gay e lesbiche dichiarati, vogliono conoscere famiglie omogenitoriali, vogliono conoscere persone intersessuali, vogliono vederli, vogliono capire. E quindi richiedono nei contesti in cui gli studenti possono chiedere incontri, quindi assemblea di istituto, ad esempio. È successo
nuovo qui un altro caso in cui c'è stata una contestazione. Studentessa di liceo classico che mi chiede di organizzare una conferenza sulla transessualità. Ok, mi metto a organizzarla, propongo tutti i nomi, con relativo curriculum, con relative motivazioni, preparo il progetto e lei lo presenta, lei insieme agli altri rappresentanti della scuola, lo presenta come una delle attività da fare durante l'autogestione. Autogestione è il momento in cui gli studenti decidono di cosa parlare. Questo progetto non è passato. Per l'opposizione dell'insegnante, che nel caso era di religione cattolica, il progetto è stato dichiarato che di questi temi, cioè della transessualità, bisogna parlarne in famiglia. Ora, con quali strumenti culturali una famiglia media può parlare di transessualità? È una bella domanda. E quindi niente, di questo progetto non si è fatto niente. Quindi una scuola in cui invece è andata. Non è andata bene. I progetti in generale che svolgo, ci sono gli incontri con gli studenti, ma ci sono anche gli incontri con i genitori, oltre che quelli con gli insegnanti. Quelli con gli insegnanti sono anche perché, non solo per ovviamente per metterli al corrente di tutto quello che facciamo nelle classi, ma loro sono presenti durante l'intervento, quindi comunque sono lì a vedere quello che facciamo, ma anche per dargli degli strumenti minimi per poter rispondere dopo l'intervento alle domande degli studenti, perché spesso non tutte le domande emergono durante la realizzazione del svolgimento del progetto, no? E quindi giustamente gli insegnanti mi dicono sì, ma poi dopo un mese mi è arrivato il ragazzo che mi ha detto, no? Ma che mi ha fatto una domanda sull'intersessualità, non sapevo che neanche che cosa fosse, perché io in quell'ora lì quando era parlato non c'ero, e quindi giustamente chiedono di essere formati anche loro. Gli incontri con i genitori, nella mia esperienza, sono andati semideserti. Perché i genitori lavorano, perché c'è una cosa da fare, quindi è difficile far venire i genitori in orario pomeridiano o serale a un incontro, quindi comprensione assoluta per questa cosa, però mi fa pensare che tutte queste sollevazioni di genitori preoccupati, poi quando facciamo gli incontri non vengono, quindi probabilmente non sono gli stessi, però. Ok. Volevo però, diciamo, un pochino ce l'hanno di ragione questi contestatori, mi spiego, accusano che vogliamo farli diventare gay. Beh, effettivamente se dopo il nostro intervento un ragazzino gay riesce a manifestarsi in classe, in famiglia, come gay, effettivamente sono gay in più nella conta, no? Ma non sono gay in più che sono diventati gay, sono gay che finalmente si dichiarano tali. Quindi, se uno sta a guardare solamente l'esito, diciamo a lungo termine, ora non ho i dati, cioè non ho neanche fatto una ricerca, ma probabilmente l'esito a lungo termine di progetti di questo tipo di educazione è che ci sono più persone che si dichiarano gay, lesbiche, bisessuali, eccetera, eccetera. Ma perché? Ma semplicemente perché emergono, quindi vanno dal sommerso, dalla vergogna, dal nascondimento all'emersione, al coming out, alla dichiarazione. Altro esito possibile, la distruzione delle famiglie. La gente non si sposa più in modo eterosessuale, no? Mi fa sorridere, ma forse è vero, forse i gay smettono di sposarsi con le donne e le lesbiche smettono di sposarsi con gli uomini, cosa che tradizionalmente è avvenuta, no? Qualcuno dice parla di matrimonio gay, io dico sempre il matrimonio gay c'è sempre stato. Brava! Solo tra un gay e una lesbica, ma anche tra un gay e una etero, una lesbica e un etero, no? Ma semplicemente la gente inizierà forse a sposarsi con chi vuole e non con chi la famiglia vuole. Anche perché il matrimonio storicamente non è proprio una cosa che riguarda l'amore, la passione, no? Riguarda accordi economici, familiari, di gestione, no? Quindi, ecco, se noi invece diamo un nuovo significato alla parola matrimonio e quindi lo facciamo diventare qualcosa che riguarda l'amore, la scelta, allora l'inclusione l'accesso delle persone tra coppie di persone dello stesso sesso al matrimonio è qualcosa di scontato, quindi è un cambiamento del significato della parola matrimonio, ma cambiamento che già sta avvenendo, perché già oggi le persone di sesso diverso si sposano non per i motivi per cui si sposavano 100 anni fa. Ok, mi piacerebbe, se ci sono domande, mi piacerebbe. Vai. No. 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 Okay. No.